Amici. Ah, che bello il Monte Bianco, eh? Ah, sì. Non c'è il Gran Paradiso. Qual è il Gran Paradiso? Il Monte Bianco è questo qui. Sì, è quello là. Quello là più in basso del Gran Paradiso. È il parco del Gran Paradiso. Quello con la neve? No. E quale? Quello sotto? Dietro te, quello dietro te. Oh, tutto quello. Beh, allora ci saranno anche i cavalli che abbiamo visto ieri. La nostra faccia, davanti alla nostra faccia, vediamo. Il Residence c'è il blu. Sempre lo stesso. E poi... la catena dei monti della Val d'Aosta, là girati, là c'è il Monte Bianco, il famoso Monte Bianco, cosa vuoi? Monte Bianco, poi c'è il Gran Paradiso, i boschi di Gran Paradiso che sono molto conosciuti per il parco. Il Monte Rosa, c'è il vino. E per le Monte Bianco. Adesso beve alla nostra salute. Vedete inquadrato mia madre, come traffica i fornelli sempre. Sì. Un po' bellino, vabbè, traffichi sempre. Io che sono qui, buongiorno ragazzi. Sì, vabbè, vuoi chiudere? Lavorare? Lavorate un po' voi. No, io non lavoro. È meglio. No, io non lavoro perché io devo farmi un po' di capriole. Ma che di mattina bisogna fare ginnastica? 1, 2, 3, 4. Cesare, dove vai? Da Cicche. Ciao! Ma non è che la vedo bella chiara io, eh? Cesare, cosa stai guardando? Le hai preso un grilletto? Arrivo io, papino! Ah, che schifo! Cesare! Cosa dici? Dove andiamo adesso? Dove? Nel parco del Gran Paradiso, a vedere le marmotte che fanno! E poi gli stambecchi che saltano! E mi compro un pallone! È molto bello qui, eh! Allora, cosa hai preso? Questo che sto inquadrando è il parco del Gran Paradiso, molto elevato e disteso. Lì si vedono le caratteristiche villette, questa era la mia mano, ma è lo stesso. Le caratteristiche villette, adesso se vedo i grilli m'ammasso. Ecco, sì, ecco. E lì ci sono due distinti signori, molto nesci, ma è lo stesso, adesso dove sono i grilli. Ma guarda un po', uno si chiama Cesare, quello lì, no, questo qua. E l'altra Rita, sì, molti distinti. Alle loro spalle si vede sempre il Gran Parco del Paradiso con un lovo via che va su per vederlo. E questo Gran Paradiso si trova a Cogne. A Cogne, che è un posto della Val d'Aosta dove ci sono molti grilli comunque. Ecco, vedete là molte macchine che vanno, ma è lo stesso. Vedete il primo piano di due distinti signori, adesso li allontaniamo un po'. Eccoli. Sono un po' allontanati, ma... ecco. Andiamo, signorina?
caratteristiche di Cogne. La pratica di me. Mia mamma è la seduta che... Mi mostra la gamba. Lei mostra la gamba. I posti rocciosi e in certi punti verdastri del Gran Paradiso. Alzandosi verso un punto cardinale, vediamo delle rocce, dei monti, ancora con dei ghiacciai, essendo nei periodi estivi. Però vedete che nelle parti più basse ci sono dei ruscelletti, cioè dell'acqua che è sciolta, proveniente dai ghiacciai. Adesso stiamo vedendo sempre le parti del Gran Paradiso, i vasti prati. Che bel primo piano, mamma! Papà! 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 L'hai visto lo stambecchetto? Lo so, sei già te uno stambecchetto! Andiamo su, che dobbiamo fare già i biglietti, su. Piace la Michelina, quanto la sera, quanto la mattina. Papà!
Dimmi. Ciao. Dimmi. Ciao. Muoviamoci. Vedo abbiamo qualcuno dietro di noi. Madonna, com'è bello di qui in cima. Non si vede qua un tubo, guai, eh? Perché c'è una stupida lì che non la vedo. Guarda, vieni che cammino via, vieni. Mannaccia! C'è un Frisianland! C'è monti che si vede da chi! Berlin, Padese è proprio un solo universo! Stiamo andando da Pila ad Aosta. Lì c'è un laghetto con le trote, eh? Mi sembra non ci di vederle. Sono le trote. Mi sembra di vederle sguazzare, eh? Tutto che non ci sono. Mi sembra di vederle sguazzare. Come fra poco ti sguizzi te. Ecco, ora ci stiamo passando sopra. Vedere una casettina qui, a tempo perso. Non sarebbe neanche male. Stiamo scendendo sempre per Aosta, eh? Per chi non lo sapesse, vero? Entriamo in un altro Gumbalof che cos'è? Che pisciamo tutta un'altra sosta. Hai capito? Questa è seggiovia o via come lei, come c'è una bomba di vero? Che la pila porta Aosta. Dopodiché ogni tanto c'è un rifurcunamento che prende gente, capito? È come una fermata di una corriera. C'è un po' di casino qui, non raccontare. Calma lì, va. Vai tranquillo. Due uking su un bucio. Va bello qui, guarda il fringuello come canta. E lo signore che ti sorride, è la Rita. Mira lì la Rita, ma è pallida. La pagina anche come anche qui del picciun. Sei picciun quando ti stringa con più gianco, ma fa uguale. Dopo mentre ne belli, che bello lì mio. Mannaggia, come che bello su da lì. Mia Aosta, guarda tutta Aosta vista dall'alto. Di questo tipo di elicottero, perché non si capisce di niente. Perché non si capisce di niente, questo sembra di essere un elicottero. Zan, 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 zan. Dai, fa un rumore. Che mi fa quell'elica. Ti fa il rumore. Fa un motore, quello lì che è. La centrale atomica che lì che è. Se riusciamo a individuarla. Se sta che se ne fa. Coraggiosa, eh? La ferrovia. Papà ha detto che non si stacca niente. Sta tranquilla, non si stacca niente qui. Vai tranquilla, guarda un po'. Vedi dove andiamo a finire, guarda. Oltrepassiamo il fiume, lo vedi laggiù? Che bello! Oltrepassiamo il fiume e laggiù c'è tutta la serie di macchine. C'è la serie dell'ovovia, vedi? Mm. Quindi noi dall'alto guarda un po' dove possiamo andare poi. Siamo al centro città. C'è quel monumento lì. Centro di Aosta, vediamo la Michela con la Rita che si perdono una volta. Giga. E si beve una lancia. Oh signor, mi ricordo che è proprio qualcosa. Che archi sono questi qui, Michela? Ecco, io me lo dico a me. E te lo dico a te, scusa, siamo al centro di Aosta. Lì Cinefra, abbiamo perso mia madre. Aosta le basta, non è gaetta, eh? Questo è il teatro romano, eh? Un
serie di restauro tutte le volte che non si possono vedere perché sono circondate. Thank you.